Buongiorno ai telespettatori della Nuova TV per l'appuntamento meteo. E c'è poco da dire, gli ultimi giorni ancora non vedono l'arrivo del franco dell'inverno, inverno che latita ormai su tutta l'Europa, a parte l'Europa dell'Est dove negli ultimi giorni abbiamo avuto valori anche sotto i meno 20 gradi, ma sulle nostre regioni, sull'Italia, sulle regioni europee che si affacciano sul Mediterraneo, davvero è una mancanza d'inverno, temperature sono assolutamente miti. Tra l'altro ieri e ieri mattina c'è stata un po' di neve come previsto sui rilievi appenninici e abbiamo anche una foto, prego Gianni dalla regia se ci può mandare la foto. Ecco, vedete, questo è il Piano Ruggio sul Pollino, ieri mattina una nevicata intorno ai 1500-1600 metri di quota, l'unica neve che tra l'altro si può notare sulle montagne lucane, perché è davvero brutto vedere le montagne, soprattutto della parte centro-settentrionale della regione. Un po' sul Pollino, come abbiamo visto, c'è neve, ma si sta sciogliendo anche là per via delle temperature alte. Ma dicevo, è brutto vedere montagne anche a sud di Potenza, tanto per fare un esempio, la Sellata a 1740 metri, Monte Pierfaone. A memoria d'uomo non si ricorda un 8 gennaio senza neanche un centimetro di neve, e questo ci deve far pensare, perché davvero siamo in un anno particolarmente caldo e siccitoso. Vediamo l'immagine del satellite che comunque ci mostra un po' di nuvolosità, ma vedete comunque c'è una specie di arco, di cupola proprio che abbraccia la Spagna, la Francia meridionale, la Sardegna, l'Italia tirrenica. Quella cupola è un'ansia di alta pressione che respinge le perturbazioni e fanno il giro sull'arco alpino dove sta nevicando, sulle regioni dell'est europeo, ma da noi, a parte le zone tirreniche, perturbazioni importanti non ce ne sono, si notano solamente lì sull'alto della sinistra del teleschermo. Lì è l'aria fredda che forse potrebbe arrivare a metà mese, ma ancora tutto da valutare. Vediamo l'ingrandimento del satellite che riguarda l'Italia e vedete, come dicevo, la nuvolosità sulle zone tirreniche dal Lazio meridionale, praticamente passando per la Campania, la Basilicata, fino alla provincia di Reggio Calabria. Su quelle zone ci stanno nubi e precipitazioni per quasi tutta la giornata, però vedete il resto, ad esempio, della Basilicata, della Puglia, della Calabria Ionica, lì il cielo è sereno e le correnti, tra l'altro, favoniche, fanno sì che le temperature si alzino ulteriormente. Andiamo a vedere quindi cosa ci aspetta per il resto della giornata odierna. Serata, tra il pomeriggio e la sera, ancora qualche pioggia sulle zone tirreniche, vedete indicate, si vedrà un po' di cielo stellato, ma un po' di pioggia ci sarà su quelle zone. Per il resto, nuvolosità irregolare, un pochino in aumento nella seconda parte della serata e della nottata, a partire dal Potentino occidentale, sul resto della regione poco nuvoloso. La giornata di domani, una giornata che vedrà cielo parzialmente o molto nuvoloso per gran parte della giornata su tutte le zone centro-meridionali della regione. Continueranno ad esserci delle piogge sparse nella Gonegrese, nelle zone del Pollino. Non è indicata neve perché le temperature sono assolutamente inusuali. Lo zero termico è oltre i 3.000 metri, quindi nessuna possibilità di neve neanche sulle cime del Pollino. Strano per essere a gennaio. E un po' di nuvolosità sulla parte nord della regione. Sul resto del Materano, vedete, cielo poco nuvoloso. Sul Potentino, come dicevo, qualche pioggia nella Val d'Agri, forse anche su Potenza qualche debole pioggia, ma molto bassa la probabilità di precipitazioni. E aumentano i venti, per domani cominciano a rinforzare da sud-ovest, ancora una volta da sud-ovest, vedete, la circolazione è oceanica o nordafricana, quindi le correnti arrivano da sud-ovest. Il mare Tirreno è mosso, il mare Ionio è un poco mosso, i motondosi in aumento su tutti e due i mari. Le temperature per domani, vedete le minime assolutamente miti, 8 a Potenza e 9 a Matera, valori di aprile, e di fine aprile, anzi inizio maggio. Per quanto riguarda le massime, anche qui valori eccezionali, 12 a Potenza e 15-16 gradi a Matera. Andiamo a vedere la domenica. Cambia poco, continuano le piogge sulle zone occidentali, quindi la Lagonegrese è l'unica zona della Basilicata dove le piogge in questi giorni ci sono state, ci sono e ci saranno. Sul resto della regione una nuvolosità alternata a schiarite che si faranno più ampie man mano che ci spostiamo verso est, verso la Puglia, verso il Mar Ionio. Quindi nessuna novità significativa. Andiamo a vedere per quanto riguarda le temperature, continuano a salire, siamo ormai arrivati a valori di inizio maggio, vedete 9 gradi la minima, davvero terribili queste temperature, sono assolutamente inusuali. 13 la massima e per quanto riguarda Matera 11 la minima, 18 gradi di massima, insomma le temperature parlano da solo, non sembra di stare a gennaio, sembra di stare davvero in tarda primavera. La ventilazione aumenterà ancora di più, domenica sera raffiche molto forti su tutto il Potentino, su tutte le zone occidentali esposte a ovest, vedete il Mar Tirreno diventa molto mosso e lo Ionio mosso. La tendenza per l'inizio della settimana prossima, possiamo fare anche una tendenza per la settimana, questa è riferita a lunedì, la cartina ci mostra
Ho messo il simbolo del vento perché lunedì sarà davvero forte, attenzione, perché insomma c'è il rischio anche di qualche tegola che possa volare, perché le correnti arriveranno anche a 70-80 km/h e questo vento porterà tanta nuvolosità, ma molto fumo e poco arrosto, perché vedete le piogge continueranno ad esserci solo sulla parte tirrenica, sul resto della regione. Temperature in ulteriore aumento addirittura sul Materano, dove in alcune zone si potrebbero superare i 20 gradi. Come dicevo, c'è una possibilità, chiamiamola possibilità per il momento, di una parvenza d'inverno tra martedì, mercoledì, giovedì, insomma, entro metà mese dovrebbe vedersi un po' di aria fredda, i risvolti ancora non è chiaro quali saranno. Potremmo vedere la neve a quote più basse, questo probabilmente ci sarà tra martedì e mercoledì in montagna, poi per vedere se effettivamente l'inverno prenderà piede sul nostro paese, che non è facile, dovremo aspettare i prossimi giorni con gli aggiornamenti. Per il momento è tutto, buon weekend ai nostri telespettatori, alla prossima.